Ciao a tutti ragazzi, sono l'amico Sout e benvenuti a una nuova recensione. Oggi abbiamo tra noi la figure di Mr. Miracle della linea DC Icons prodotta dal DC Collectibles. Ma prima di vedere la figure andiamo a vedere il box. Ormai classico box delle DC Icons con la finestra, il nome Mr. Miracle, la scritta DC Icons con il logo di Mr. Miracle dentro la O. Il logo di Mr. Miracle sopra la confezione, le avvertenze, il logo DC Collectibles, la numero 04, il logo di Mr. Miracle, la scritta DC Icons, DC Comics e dietro i personaggi della prima serie. E con questa concludiamo la prima ondata, se vogliamo chiamarla così, delle DC Icons. Ma non perdiamo altro tempo, andiamo a vedere la figure. Che dire ragazzi, wow. Quando vidi questa DC Icons, cioè, rimasi perplesso, ma cosa cavolo ci fa Visione nel mondo di DC Comics? Perché, cioè, è uguale a Visione, cioè, ci assomiglia un sacco. Quando lo vidi, cioè, al primo impatto dici, cavolo, questo è Visione unito a un Goleador alla frutta. Ve li ricordate i Goleador alla frutta? Cioè, che a parte che erano buonissimi, prescindendo da quello, io ne vado ghiotto. È un mix tra Visione e un Goleador alla frutta, però, cioè, è fighissimo. Mi piace un sacco per i colori, anche per il mantello come è fatto. E wow, cioè, i colori sono realizzati splendidamente, non presenta errori di painting. Cioè, premetto che non conosco il personaggio, se qualcuno lo conosce e magari ha qualche lettura da consigliarmi, perché io proprio non so niente di questo personaggio, ho letto qualcosina su Wikipedia ma ci ho capito poco e niente. Se qualcuno ha qualche lettura che mi può consigliare, magari con un link Amazon o eBay, magari scrivetemelo nel commento, anche sulla pagina Facebook, che vi ricordo sempre qui in descrizione. Scrivetemelo ragazzi, perché sono davvero curioso di conoscere al meglio questo personaggio che mi ispira un sacco. Comunque andiamo a vedere gli accessori che compongono questa figure. Allora abbiamo le due mani a pugno, qui esce la figure realizzata splendidamente, painting ottimo, non ci sono sbavature, non ci sono danneggiamenti. Abbiamo due mani aperte realizzate da Dio, perché si vedono anche le pieghe del tessuto di quello che sarebbero i guanti, e wow, sono fatte davvero bene. Abbiamo un cubo di Rubik, no scherzo, non ho la minima idea di cosa sia, è un cubo che va, lui lo impugna in mano da alcune immagini che ho visto, così. E poi abbiamo questi due dischi che presumo siano dischi di energia che lui crea tramite, non so, qualche trucco magico, vanno sotto i piedi, così, ecco, molto bene, e li usa solitamente quando vola e poi sono dotati di queste rotelline per scivolare. Cioè, pressoché inutile, però insomma, è comunque un tocco che piace. Tornando alla figure, wow, è realizzata davvero splendidamente. Lo scalta è bellissimo, i colori sono la parte forte di questo personaggio, sono fatti da Dio, ha dei colori stupendi che mi piace un sacco. E wow, davvero una figure bellissima. Tra l'altro scorgo anche due capezzoli molesti, se la camera la mette a fuoco, però cioè boh, perché ci sono due capezzoli lì, comunque va bene, fa lo stesso. Wow, fatto davvero davvero bene questo mix di verde, rosso e giallo, e wow, anche lo sculpt del volto molto molto figo, mi piace davvero un sacco, davvero interessante. Anche il mantello mi ricorda il colletto del mantello mi ricorda il Doctor Strange della Marvel. Sculpt superbo, davvero mi piace un sacco la definizione muscolare e soprattutto i colori, ragazzi. Questa figura mi ha colpito per i colori e per il design del personaggio. Tra l'altro questa piccola cintura con questa T che non so cosa stia, cioè cosa significhi. Comunque ragazzi, non perdiamo tempo, vediamo le articolazioni del personaggio. Come sempre la testa è parecchio limitata, come per tutte le DC Icons. Il guardare in alto ormai è... Non esiste, guardare in basso, ma sì dai, abbastanza buono. Comunque a rotazione 360 gradi, il braccio può ruotare a 360 gradi, può alzarsi fino a questo livello, rotazione al bicipite, piegamento al gomito molto efficace, molto buono, rotazione al polso e piegamento. Poi venendo al torso abbiamo una rotazione buonina, sia a destra che a sinistra, sì, insomma non proprio delle migliori. Un piegamento al busto molto buono in avanti, piegamento all'indietro abbastanza buono, insomma sì. Piegamento in avanti della gamba, all'indietro come sempre limitato dallo sculpt delle chiappe,
molto lucide. Guardate che chiappe. È piatto, non ha il culo. Ragazzi, non ha il culo. Mio Dio, quest'uomo non è fortunato, non ha culo. Piegamento del ginocchio molto efficace. Piegamento del piede su e giù e piegamento alla caviglia. Comunque ragazzi, che dire, questa figure si piazza al primo posto secondo me. Questa figure va al primo posto della prima serie del DC Icons, davvero. Si merita davvero il primo posto, cioè lo darei a Batman il primo posto perché vabbè, a parte che sono fissato con Batman, anche Batman è fatto da Dio. Però Mr. Miracle come originalità, come sviluppo di un personaggio poco noto, per quello che non è proprio la DC di nicchia, si meriterebbe assolutamente il primo posto. Il mantello non so perché l'abbiano fatto così stretto, forse proprio il design del personaggio, comunque come sempre plastica morbidissima. Bellissimo, sensazionale ragazzi, io la consiglio a tutti, che conosciate o meno il personaggio, perché è davvero una DC Icon stupenda. Tra l'altro io ne ho prese due perché mi piace un botto. Questa è un'altra che è nella scatola ancora. E wow, davvero bellissimo, stupenda davvero. Comunque ragazzi, la recensione finisce. Io sono Andrea, amico Sold Out, tutte le action figure che trovo sono sempre Sold Out. Questa la potete trovare come sempre nei Games Academy, intorno ai 27-28 euro. La prima linea di DC Icons è finita, passeremo alla seconda. Il video recensione ragazzi finisce qui, un like è sempre gradito, condividete il video se volete aiutarmi, iscrivetevi al canale, passate i video ai vostri amichetti se vogliono vedere sempre nuove action figure. E ragazzi, ci vediamo alla prossima recensione. Un saluto a me e da Mr. Miracle.